Sondaggio centrodestra, Pagnoncelli 2 giorni fa ha certificato la Lega oltre il 30%, Forza Italia al palo all'8%. Come te lo spieghi? Ma intanto sono dei flussi che sono legati al momento, quindi non darei troppa importanza a questi cambiamenti così veloci. Non c'è dubbio che la Lega è in buona salute. Salvini sta riuscendo ad essere un punto di riferimento di alcune grandi battaglie, soprattutto sulla sicurezza e l'immigrazione, che credo che abbia una particolare sensibilità ai cittadini. Però io sono più interessato a tenere in piedi un centrodestra che sia in grado di impostare alcune politiche fondamentali per il Paese, sempre unito, quindi l'obiettivo è quello di tenere questa coalizione politica, a prescindere ora dall'alto e il basso di alcuni partiti, in fasi storiche molto cambiate, non è detto che non cambi anche da qua a qualche mese, che però sia una proposta di governo che guarda, almeno per quanto riguarda il mio lavoro e quello che penso, oltre ai temi nazionali, soprattutto i temi del Mezzogiorno, quindi del Sud. Tu ti sei sempre battuto per una coalizione, un partito trainante quale Forza Italia, un partito riformista, moderato, europeista. Non pensi che però questa cavalcata verso oltre il 30% possa fagocitare questa visione moderata del centrodestra? Sì, non c'è dubbio, questo rischio c'è, nel senso che quando tu hai uno squilibrio troppo grande su alcuni temi rispetto ad altri, rischi appunto di avere una posizione più, diciamo, un po' più radicale su alcuni punti che sicuramente sono importanti, come la sicurezza e l'immigrazione, ma abbiamo i temi del lavoro, i temi della sanità, della salute delle persone, dei diritti costituzionali, delle fasce più deboli, quindi abbiamo tantissimi, e della competitività del paese, quindi della necessità di farlo crescere, quindi puntare necessariamente sul mondo che produce, quindi sulle imprese che devono creare posti di lavoro. Ecco, diciamo che tutto questo deve essere messo insieme. E non può essere, voglio dire, solamente un momento nel quale si stuzzicano per molti aspetti un po' la pancia dei cittadini sulla base dell'emergenza del momento, di quella che viene percepita come il problema del paese. Ecco, quindi ecco, dobbiamo avere questo equilibrio giusto e ognuno nella coalizione deve fare la propria parte. Io poi ricordo sempre che io sono stato ministro nel governo, in un governo Berlusconi dove c'era sia Zaia che Maroni e altri ministri leghisti, che sono stati anche con me presidenti di regione, dove abbiamo varato importanti riforme di, o ci vuole, riformiste di cambiamento, moderate nel senso che erano, diciamo, nella tradizione italiana, sul mercato del lavoro, per esempio la legge Biagi, oppure tanti temi legati per esempio alle grandi infrastrutture, alla legge sulla scuola, sull'università. Anche sul tema delle immigrazioni, Maroni fece una riforma che oggi Salvini però vuole stralciare. Beh, no, la fece la Bossi Fini, riferimento alla Bossi Fini, sì. Che è stata una prima legge, diciamo, di contenimento dei flussi, ecco, quindi con una particolare attenzione al fenomeno che è stato diventato un fenomeno molto serio, quindi diciamo la prima azione di contenimento, ecco, forse quella poi chiaramente le leggi vanno cambiate, ma non è tanto poi le risposte concrete, quanto, come vi ho detto prima, la priorità sui grandi temi. Io penso che i temi, ad esempio, del lavoro, dei diritti costituzionali, i temi dell'ambiente, della vivibilità, complessivamente della vita di ogni giorno dei cittadini, alla fine prevarrà, quindi quando il grande tema emergenziale verrà meno, ci sarà un maggiore equilibrio anche nella proposta politica. Si parla molto di rinnovamento della classe dirigente, sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Berlusconi pochi giorni fa, proprio dal Corriere della Sera, ha annunciato un netto rinnovamento di Forza Italia, però detto tra di noi, fammi passare la battuta, se ne parla ormai da anni ma non si mette mai mano. Nel perimetro del centrosinistra Calenda ha proposto il fronte repubblicano. Tu che pensi? Ma io penso che siano, che questo dibattito, beh, il rinnovamento, sai, io anche quando ero giovanissimo in politica avevo sempre diffidato del rinnovamento sull'anagrafe, ma non penso che sia un elemento, diciamo, che contraddistingue un buon rinnovamento. Il rinnovamento è fatto sulle idee, devo dire anche la proposta, anche l'attuale momento politico dà ragione al fatto che si può essere convinti o meno, si può essere a favore o meno della ricetta posta da 5 Stelle piuttosto che dalla Lega, che in questo momento ha avuto, diciamo, il maggiore dei consensi elettorali, sia completa o giusta o condivisibile. Però sicuramente qui non c'è un problema anagrafico, c'è un problema di rinnovamento e di cambiamento dell'offerta politica, di programma, di idee. Ecco, se le idee sono nuove
chi le accompagna non ha un problema di anagrafe, non ha un problema di età, ha un problema proprio di capire che il paese cambia e non rimane ancorato al passato. Essere ancorati al passato si può avere anche una giovane età e non cambiare, non voler cambiare. Quindi, però non c'è dubbio che il tema che ha posto Berlusconi è un tema vero e reale. Tra l'altro Berlusconi è stato un grande innovatore nella politica italiana, che è un tema che gli riconoscono tutti, devo dire anche nell'impresa e non solamente nella politica. Quindi credo che lui pensi, e mi auguro che il lavoro sia fatto in questi termini, cioè su una proposta politica, programmatica, su nuove, diciamo, su nuove idee che possono ritenere il centrodestra e l'area moderata unita per il futuro. La stessa cosa vale per, come hai detto tu, sul tema di Calenda, non c'è dubbio, vale per Calenda, vale per chi all'interno del centro-sinistra si pone in basi nuove. Ecco, la sinistra ha fallito, e lo dico da uomo di sinistra, cioè uno che è nato nel Partito Socialista Italiano, che era quella parte della sinistra che già allora contestava alla tradizione ex PC, mettiamola così, ex comunista, a una sinistra, diciamo, quella sì conservatrice, che non voleva cambiare, che era ancorata a una visione tutta statica del cambiamento, non capiva che il mondo cambiava. Quindi quella sinistra lì è quella che è fallita. Poi in più ci si è aggiunto che hanno fatto quello che tradizionalmente a sinistra è un difetto, il litigio, lo scontro personale, e che il nemico è sempre all'interno, e quindi questa purtroppo questo difetto, questa brutta esperienza che proprio della sinistra sta peggiorando le cose. Però la base vera è che è fallita sulle capacità di leggere i cambiamenti, di leggere il paese, di capire che cosa vuole il cittadino. Pensi che Renzi è politicamente ha terminato, diciamo, il suo percorso, o proprio perché è giovane ancora può risorgere nei prossimi anni? Ma dipende da lui, dipende dal fatto se sia in grado di capire gli errori fatti, di riproporsi in forma, diciamo, nuova e innovativa, e soprattutto in grado di poter dire qualcosa. Chi viene da un'esperienza che poi alla fine è stata, dal punto di vista elettorale, fallimentare, cioè che ha prodotto la sconfitta del partito che si guida, e anche la sconfitta poi della tua coalizione a livello elettorale, certo qualche problema lo crea, rende tutto più difficile, questo non c'è dubbio. Alcuni opinionisti nazionali ipotizzano la possibilità di mettere insieme la parte diciamo più moderata, più riformista di Forza Italia con quella parte del Partito Democratico guidata da Renzi. Tu credi che sia una possibilità fattibile o è la solita buttata? Beh, è un tema che, come hai visto in questi giorni, è stato anche un tema di discussione su alcune, diciamo, testate locali, no? Che hanno aperto questo dibattito. Esatto. Sulla possibile. Ma io ho risposto, credo, nei termini che io mi auguro più giusti, cioè che se pensiamo di ridurre tutto questo a una questione di nei partiti o tra i partiti, non andiamo da nessuna parte. Però una base, diciamo, di lavoro comune su alcune priorità di cose da fare, di programma, e tra queste priorità il Sud, la centralità del Sud, la necessità di garantire i cittadini del Sud, ed una battaglia non separatista, ma sicuramente identitaria, di interesse nazionale ed europeo. Cioè l'Europa e l'Italia, non l'Italia soprattutto, ma vale anche per l'Europa, non cresce se non cresce il suo Sud, perché il divario territoriale in termini di reddito pro capite, che è la metà dei paesi più ricchi d'Europa, ma anche rispetto a alcune nostre regioni italiane, esatto. Lombardia, Veneto, cittadino lombardo-veneto ha un reddito il doppio di un cittadino della Campania, della Calabria o della Sicilia, e questo vale per la sanità, vale per i diritti costituzionali, vale per il trasporto pubblico locale, vale per il lavoro, che chiaramente qui non c'è, lì ci sono tassi quasi di piena occupazione in una parte dell'Europa e anche in una parte dell'Alta Italia. Quindi, come vedi, questo è il grande tema. Ecco, se su questo la priorità è il Sud, che non è un problema appunto di separazione, separatismo o di rivendicazionismo a parole, un po' come fanno i nostri cacicchi che urlano e non portano a casa mai niente, ma un grande tema nazionale posto da una classe politica e soprattutto condivisa dai cittadini, che ha una spinta dal basso, mettiamola così, che deve essere fortemente sentita dai cittadini del Sud, beh, questo mi pare un terreno comune. Ecco, quindi su questo terreno comune una parte del lavoro possiamo farlo sicuramente insieme.